Timur è un re spodestato, un re tartaro spodestato che a seguito di una guerra si perde con il figlio che finalmente poi ritrova per caso nella città di Pechino, che è governata dall'imperatore della Cina, il quale ha una figlia, la Turandot, che per diventare sposa di principi solamente di reali, questi devono passare degli enigmi, ovviamente, che lei propone. Sono difficilissimi, pena il fatto che non risolvono gli enigmi, la pena è la decapitazione. Quindi, insomma, è una principessa abbastanza sanguinaria, direi. Io credo che la Turandot è una ragazza che ha tanta paura di amare, paura degli uomini e comunque si è fatto questo il muro, gelo davanti che non vuol lasciare entrare nessuno, ha tanto dolore dentro e secondo me questo si vede anche nella musica, ci sono tanti più colori nella Turandot che di solito uno pensa, non è solo una donna virago, mangiatrice degli uomini, una che taglia teste, ma è anche una donna che c'ha dentro comunque l'amore e che la scopre proprio con l'aiuto della Liu. Liu era un ruolo che mi piaceva fin dall'inizio, che volevo cantare sempre. Questo ruolo non è così sempre debole, che un'ombra di Turandot, o anzi, è una vera protagonista alla fine nell'opera di Turandot, perché lei ha questo messaggio che affrontare l'amore con sacrificio, questo oggi non si trova facilmente, però tutti noi sogniamo questo tipo di amore. Prima di tutto ho messo in rilievo che si tratta di una favola e in quanto favola si agisce con degli archetipi, che sono degli antagonisti, dei personaggi principali. Turandot e Liuno sono due aspetti della femminilità che volevo mettere in rilievo. Sono complementari, assolutamente complementari. Direi che una forse è l'alter ego dell'altra. Sono due espressioni della femminilità nei rapporti con l'amore, un rapporto sacrificale per quanto riguarda Liu, evidentemente, e invece un rapporto forse più nevrotico e di una frigidità, direi, piuttosto difensiva da parte di Turandot. Questo non per apportare analisi pseudo-psicanalitiche che esulano in questo caso, anche se mi interessano, però esulano dall'approccio. Direi piuttosto che nell'ascoltare la musica, perché questa è la priorità per me, ho identificato che c'erano dei temi ricorrenti, delle atmosfere ricorrenti. Poi indagando sul testo e analizzando più in dettaglio il testo, mi sono reso conto che era palese che il personaggio di Turandot non era questa carnefice sempre descritta, anche in modo molto direi molto banale, perché fa comodo anche pensare che sia una donna criminale, sempre fatto piacere avere questa specie di mantidi religiose, soprattutto per gli uomini, fa bene difendersi in questo caso. Per me è un regno di uomini, in cui la donna, in particolare Turandot, è una principessa che per la prima volta si presenta al pubblico, ed è emblematico secondo me, si presenta come erede di una donna stuprata. E questo per me è stato l'indice nell'analisi del personaggio, come una carnefice o cosiddetta carnefice si presenta al pubblico per la prima volta parlando della sua antenata che è stata stuprata. Mi sembra che fosse chiaro che Turandot si identificava nell'antenata e cercava di limitare al massimo
tutta esposizione all'ambizione, all'orgoglio e anche alla violenza degli uomini, utilizzando poi le leggi che in effetti sono state promulgate dai ministri e dall'imperatore, non da lei. Il mio calaf è questo principe che comunque rimane affascinato, folgorato da questa presenza di Turandot. E come penso che, almeno nella mia concezione di calaf, è molto orgoglioso, molto, molto forte anche mentalmente, spiritualmente. Lui ci prova. Il motivo, se per il potere e per l'amore, è quello molto sottile. È molto sottile. Infatti in questa produzione, che è interessante, lui si vede innamorato, si vede attratto da questa donna, però alla fine lui si allontana da lei. Quando si avvicina, si allontana, lui prende il mantello e va verso il padre, quindi in un certo qual modo dice: ok, ho vinto, però io preferisco il potere. Non è un eroe per me Calaf, anzi, è quanto di più veramente ignobile ci possa esistere nell'opera lirica. Insieme a Pinkerton forse è uno dei personaggi più infami dell'opera lirica, in quanto lui, pur di ottenere quello che sembrerebbe l'amore di Turandot, a mio parere, questo è il mio parere, in realtà lui vuole il potere, vuole diventare imperatore della Cina, e quindi non gliene importa un fico secco né della Turandot né tantomeno del padre e della donna che ha curato suo padre in tutto questo tempo, dove c'era appunto questo allontanamento dalla Tartaria. Contraltare di questa sua appunto poco amore nei confronti della famiglia è invece il padre e soprattutto è la Liu, che è innamorata di questo personaggio. Timur è un ruolo che è bellissimo secondo me, anche se appunto breve ma intensissimo. Nel primo atto tenta di riportarsi a sé il figlio, ma questo ormai ha messo, come si dice noi toscani, il capo alla buca, e quindi va avanti per la sua strada senza tener conto di niente. Nel terzo atto, nella morte di Liu, è il momento più bello di Timur, dove appunto si vede la poesia anche che Puccini ha modo di dare con la musica e con le parole che Timur esprime nei confronti della vera figlia, cioè di quello che lui avrebbe voluto come figlia veramente. Sicuramente un episodio che mi emoziona molto, sì, è dopo la morte di Liu, è il coro che chiede all'anima di Liu di perdonare e soprattutto di non far del male a nessuno. Una scrittura molto armonicamente molto ardita, con una divisione del coro, per esempio, che Puccini raramente fa. Tutte le donne sono divise, gli uomini sono divisi e l'orchestrazione è estremamente rarefatta, in quanto c'è un grandissimo tappeto di archi che raddoppia il coro e soltanto un flauto che raddoppia la linea dei tenori. Credo che sia un passaggio fra i più toccanti dell'opera. Timur a quel punto se ne va via ed è molto bello qui nella regia di Giuseppe Frigeni, perché proprio lo fa andare via come a quel punto non gli interessa più nemmeno delle sorti di suo figlio, ed è giusto che sia così. Io lo trovo un bellissimo personaggio, lo faccio molto volentieri, l'ho fatto centinaia di volte. Appoggiandomi sia alla musica che anche al testo, i personaggi si sono un po' stravolti dalla tradizione che era veicolata un po' da molte regie o da molti decenni di regie. Mi sono reso conto che i discorsi di Calaf erano
erano discorsi che nascondevano non un amore passionale, ma spesso si riducevano a forme di paternalismo, a ambizione. E questo è corroborato da arie anche conosciute, come l'aria del Non piangere Liu, che contrariamente a quello che si aspetta, è per me non assolutamente una dichiarazione né d'amore né di pietà, è una dichiarazione assolutamente paternalistica e anzi direi molto cinica. In pratica, nei sottotitoli dice occupati del vecchio. Non piangere, sei un lontano giorno, io t'ho sorriso. Mi piace averla contrapposta all'aria di Liu del Signore Ascolta, perché prima di tutto le due arie molto conosciute sono giustapposte e il pericolo è sempre quello di farne una sorta di jukebox scenico. Io ho voluto evidenziare, senza forzare la mano in effetti, mi sembra di aver rispettato poi le intenzioni anche del libretto, aver evidenziato come le due arie si contrappongono e fin da lì si vede questo hiatus nel relazionarsi all'amore. La parte più a me piace nella tutta l'opera non è due arie solite che conosciamo noi, a me quella frase che dice perché un dì nella reggia mai sorriso. Questa frase è così difficile come musicalmente, vocalmente, perché è tutto pianissimo, eccetera, eccetera. Però pur essendo difficile vocalmente, si fa vedere il carattere di Liu, timida, ma teneva il suo amore tutto il tempo della vita, anche non sapendo quando rivedrà il suo principe. Mi piace moltissimo questa parte. Turandot è l'ultima opera in ordine cronologico di Puccini. Puccini ha sempre tentato di rinnovarsi come linguaggio musicale, quindi da Butterfly in poi c'è sempre stato un grande sforzo per cercare un nuovo linguaggio. Quindi dopo Butterfly ci fu Fanciulla dell'West, che era già un passo in avanti, poi c'è stato la Rondine, il Trittico e Turandot, quindi è la massima espressione di questo rinnovamento. Sicuramente è una delle partiture più grandiose di Giacomo Puccini. Un po' per la massiccia presenza del coro che canta dall'inizio alla fine, praticamente. Per i complessi orchestrali fuori scena, quindi tutta la banda degli ottoni, il coro delle voci bianche fuori scena, sempre raddoppiati da un sax. Le percussioni in orchestra sono veramente tante, c'è una presenza massiccia di gong, tam-tam. Quindi diciamo così, è uno degli organici più grandi e anche più impegnativi. La partitura di Turandot è come sempre una grande orchestrazione di Puccini. E diciamo che per un soprano, oltre che la Fanciulla dell'West, è il ruolo più difficile. Anche perché il ruolo di Turandot è scritto tutto sui passaggi del soprano, il mi, fa, fa diesis, sol, ci sono tutti gli enigmi che sono appesi molto su, anche se sotto non c'è niente, quando ci sono gli enigmi comunque è tecnicamente molto difficile per un soprano. E allora bisogna, secondo me, affrontarla con la propria voce. Io quando ho debuttato questo ruolo avevo un po' di dubbi, però ho deciso la faccio con la voce che ho, senza voler farla troppo grossa. Non bisogna lasciarsi prendere da tutta la musica, bisogna sempre comunque mantenere il controllo proprio per questi passaggi che ci sono, per controllare la voce, perché sennò può essere pericolosa. Calaf canta sempre. È un ruolo impegnativo perché canta molto. Quello che canta è molto difficile, ha una tessitura molto, molto alta, un'orchestrazione abbastanza pesante.
quindi canta duetti, canta concertati, canta romanza, come Non piangere Liu, che noi sottovalutiamo, ma è quella più articolata, più difficile da cantare, perché c'ha dei colori da fare, altrimenti uno la grida e è finita lì. E ovviamente il Nessun Dorma, romanza famosissima, che ormai la cantano tutti, quindi diventa ancora più difficile. È più difficile perché siamo a Parma, quindi la grande tradizione dell'opera qui a Parma, dove sono passati i più grandi, diciamo la verità. Quindi questo mette un grosso carico sulle spalle, che bisogna essere come Calaf, freddi e distaccati per non caderci dentro e rischiare di sbagliare. Uno dei principali aspetti che ho analizzato nell'elaborare questo spettacolo, nel senso di scenografia, di luci e anche di movimenti, ho cercato di evitare il riferimento troppo esplicito didascalico a una Cina da cartolina, una Cina che spesso si ereditava dal colonialismo del Novecento. Ho voluto invece limitarmi a certi elementi basici, che sono gli elementi di simmetria, elementi di yin e yang, di opposizioni dialettiche, e concepire tutta la regia in termini coreografici. Questo comunque è uno degli aspetti che utilizzo sempre nelle mie regie. E anche nella scelta dei colori ho cercato di evitare gialli e sete sfavillanti, perché questo è un po' il cliché, o lanterne rosse, perché questi sono sempre gli elementi che sono identificati con la Cina. L'opera è bellissima, è per lo più perfetta, cioè l'unico problema è quello del finale, il finale che Puccini non riuscì a completare e che è stato completato da Franco Alfano. Secondo me Alfano ha fatto un grandissimo lavoro, perché si è basato sugli appunti che Puccini aveva lasciato. Alcuni sono molto chiari e molto estesi, altri sono più frammentari, ma Alfano devo dire che fece un gran lavoro di assemblaggio. La prima versione di questo finale lui fu un po' troppo, diciamo così, c'era un po' troppo Alfano rispetto a Puccini. Poi, su indicazione di Toscanini, che era il direttore d'orchestra incaricato della prima esecuzione, su indicazione di Toscanini furono tagliate alcune parti, e quindi per arrivare al finale che oggi viene comunemente eseguito. Questa è la mia seconda volta a Parma, sempre con Puccini, la prima volta con Bohème 2 anni fa, adesso con Turandot. La cosa simpatica è che a disposizione ho sempre la solita orchestra, quindi come se ci fosse stato un lavoro continuativo. E è un teatro dove si sta bene, c'è una grandissima tradizione, per fortuna, d'opera, non solo verdiana, quindi è un piacere essere qua. Tutti conosciamo la storia del Teatro Regio di Parma, tutti sappiamo quali cantanti hanno cantato qui, e siccome io sono grande ammiratrice dei cantanti di passato, da Franco Corelli, Mario Del Monaco, Renata Tebaldi, tutti quanti, e per me diciamo venire in un teatro dove probabilmente tanti del pubblico anche hanno sentito queste grandi voci dal vivo, per me è molto emozionante e molto, diciamo, mi dà anche un po' di ansia, però vorrei solo fare bene il mio lavoro e spero che piacerò. Parma è una città che io amo da sempre, dall'inizio che sono arrivata in Italia, perché io ho fatto il conservatorio qua a Parma, a Rigoboito, e ho fatto Giovanna d'Arco, ma prima cantavo anche in parolopera per bambini, quindi ho cresciuta in questa città, quindi è una grandissima gioia ritornare a Parma a salutare il pubblico che mi adora così tanto.